direzione, vedo che è arrivato con piacere il consigliere Lombardi. Io, se mi chiamate tutti, non so di quanto si tiene, ipotizziamo se venga tutti i mercoledì, tutti i giovedì, per quello che mi riguarda, io vengo anche tutte le sere. Certo, come ho detto alla quinta commissione, non mettiamola di mattina perché altrimenti mi affogo, ma siccome alle 18 lo trovo un orario assolutamente consono, per quello che mi riguarda, se pensate che il chiarimento generico possa servire, se serve qualunque tipo di cosa serva, io vengo anche tutti i mercoledì, giovedì, venerdì. Chiaramente, tenete conto che magari proprio perché sono protezione civile mi possono chiamare da qualche altra parte e quindi, come è già successo con la quinta commissione, mi tocca saltare l'appuntamento, però per quello che mi riguarda potete contare sulla mia presenza anche in qualità di capo espiatorio per tutto ciò che succede tutte le volte che avrete il piacere di invitarmi. Grazie. Grazie di nuovo. Ora invitiamo per l'ordine dell'Avvocati dell'Aquila l'Avvocato Ascenzio Lucantoni. Buonasera a tutti. Intanto chiedo scusa al collega, lo interrompo mentre... Io non ho molte cose da dire, però vorrei sottoporvi alcune riflessioni. Chi ha assegnato le case dei progetti, del progetto casa, del NAP? L'hanno assegnati quelli della struttura di emergenza, di gestione dell'emergenza. Quando l'hanno assegnata, a che cosa pensavano? Avranno fatto una graduatoria, avranno controllato dei documenti, avranno fatto i dovuti riscontri documentali. E allora, come può succedere che poi una così grande massa di persone si vede richiedere l'alloggio, vengono poi invitati a lasciare l'alloggio? Questo è il primo problema. Ma la struttura gestione emergenza, quando richiede l'alloggio, si comporta come una struttura di polizia, terrorizza la gente, dà dei termini assolutamente incongrui, impossibili da poter rispettare. Ordinano ai poveri soggetti, ai poveri abitanti, ai poveri assegnatari, di rilasciare l'immobile ad horas. Ma non è questo qui il problema. Il dovere della struttura gestione dell'emergenza non è quella di cacciare la gente, è quella di trovare una sistemazione alla gente. La struttura dell'emergenza, prima, ammesso e non concesso che ci sia qualche persona che abbia in qualche modo ottenuto illegittimamente l'assegnazione della casa, poiché quello lì ha comunque diritto a un'assistenza, ha diritto a un alloggio, prima di cacciarlo devono trovargli un'altra sistemazione, perché se no che fanno? Vi racconto un'esperienza personale. È stato revocato un'assegnazione di un alloggio ad un soggetto. Sapete dove hanno notificato il soggetto che aveva la casa E? Sapete dove hanno notificato l'invito a... Alla casa E, in zona rossa. Cosa ovviamente che questo qui non ha ricevuto. Dopodiché gli hanno fatto un'ordinanza di rilascio, dandogli 30 giorni di tempo, se non sbaglio, no, 15 giorni di tempo. Tenendo conto che per impugnare il provvedimento amministrativo la legge assegna ai cittadini il termine di 60 giorni, cioè il cittadino praticamente non ha neanche il tempo che la legge gli riconosce per fare ricorso. E sapete come si presentano questa struttura di polizia? Con i vigili urbani. E se per caso non c'è un avvocato pronto a fare un ricorso e un giudice pronto a ordinare la sospensione di quel provvedimento, prendono questo soggetto e lo mettono in mezzo alla strada. Questo qui non è tollerabile, non dobbiamo assolutamente consentire che la struttura di gestione di emergenza si comporti in questo modo.
i cittadini, sono state dette 100.000 volte queste cose, inutile che le ripeto, siamo tutti a fior, con i nervi a fior di pelle, siamo tutti stressati, siamo tutti vittime di questo terremoto, non c'è bisogno che lo ripeta. La struttura dell'emergenza vuol cacciare uno da un map, da una carta, di trovo una cosa. Questa è quello che deve fare il collega Petullà. Non devono fare gli atti di polizia, non devono terrorizzare la gente, non devono far vivere la gente nel terrore. Posso domani restare a casa mia? Tale cosa mi dirà? Questa incertezza deve finire. E poi quello che deve fare la pubblica amministrazione, insomma, noi ci rivolgiamo al comune per essere tutelati. Il compito dell'amministrazione, il compito di queste strutture è quello di assistere i cittadini. Quindi devono essere loro i primi a trovare le soluzioni per evitare queste, questi particolari casi che sono drammatici.